Ho letto Il canto alla durata di Peter Handke, scrittore austriaco, per la prima volta circa un anno fa. Handke aveva appena ricevuto il premio Nobel per la letteratura nel 2019, un premio Nobel abbastanza contestato, e alla Feltrinelli di Milano Centrale della stazione avevano allestito un palchetto con alcune sue opere. Ho comprato un suo romanzo e questo poemetto, Canto alla durata. Inizia così. È da tanto che voglio scrivere qualcosa sulla durata, non un saggio, non un testo teatrale, non una storia. La durata induce alla poesia. Voglio interrogarmi con un canto, voglio ricordare con un canto, dire, affidare a un canto cos'è la durata. E ciò che forse mi affascina di più di questo libricino è il fatto che Handke nel poemetto cerchi di dire il suo sentimento, concetto di durata per progressivi aggiustamenti, quasi un po' a tentoni, provando questo concetto o sentimento di durata in contesti e situazioni differenti per dire dove e come può manifestarsi questa durata. Ed ecco che quindi questo sentimento o concetto viene continuamente preso e variato. Vorrei avvicinarmi comunque all'essenza della durata, potervi accennare, parlare nel modo giusto, farla vibrare, quell'essenza che ogni volta mi ridà slancio. Eppure in un primo momento mi viene di intonare soltanto una litania fatta di singole parole. Sorgente, prima neve, passeri. Piantaggine, albeggiare, imbrunire, benda sterile, accordo.